parte 7. In questo livello ci saranno i razzi, come avete visto. E ci saranno anche queste tartarughe rompicoglioni. Bene, è già tanto che abbiamo superato la parte iniziale, quindi in questa parte salveremo molto spesso perché il gioco si sta facendo sempre più difficile. Siamo al mondo 7, quindi immagino che il gioco sia molto più difficile degli altri livelli. Ok. Ma dai! Gli ero anche saltato sopra! Oddio! Se uno da una parte, l'altro dall'altra, quindi che facciamo? Bestemmiamo? Sì. Buona idea. Mannaggia questi lanciamartelli. Là. Superati. Però salviamo. Dai, 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 dai. Ci saranno parecchi lanciamartelli in questo livello. Questo mondo, insomma. Là. Ne distruggi uno, ti distrugge l'altro. Oddio. Proviamo a prendere questa molla. Sperando di non fare una brutta fine, sì, infatti, perché adesso salvo. Non voglio fare una cazzata, quella di cadere. Un fungo! Ma cosa ci serve adesso un fungo? Cioè, ce lo davano prima? Beh. Mondo 7, lineetta 2. Oh, sott'acqua, finalmente. Bella. Con la sua canzone. Ci saranno anche questi polipi rompicoglioni. Ma che cazzo vuoi? Cioè, poi io tiro sopra. L'avrei dovuto ammazzare. Praticamente le minacce, diciamo, più grandi sono i polipi. Invece il resto, questi pesci con le ali, non ci creano molti problemi. Andiamo qua sopra. Ok, abbiamo completato anche il mondo 7-2. Là. Tocca al mondo 7-3, ovvio. Oh, livello. Ho fatto veramente una grande ma grande cazzata a salvare. Qua bisogna salvare. Save. Meno male. L'abbiamo anche preso in volo. Dai. Stavolta vediamo di non fare la stessa cazzata. Là. Uè, calcio volante.
Sembra che queste tartarughe qua si siano messe a volare. Volare come si deve, non a svolazzare su e giù come fa una gallina. Dai, dai, no, dai un corno. Mannaggia. Uffa. Perché mi tocca sempre salvare e caricare? Là. Bene, tocca al mondo 7.4, il penultimo mondo. Cioè, questo qua in cui siamo adesso, questo qua è il penultimo mondo. Poi tocca al mondo 8 e poi abbiamo finito il gioco. Immagino che questo, cioè che qua, questo castello di Bowser sia ancora più difficile dei precedenti, quindi salviamo. Ma no, 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 no. Ecco, qua ho fatto un piccolo taglio. Saltiamo qua, attenti che questi qua cadono. Ah, ecco, questo qua è una specie di tranello. Allora, fatemelo capire per bene. Allora, c'è da andare sotto, poi sopra e poi ancora sopra. Poi, vediamo cosa c'è da fare. Sto indovinando tutto. No. Però comunque salviamo. Sopra. Sopra. E sopra. Ecco, siamo vicini a Bowser. Andiamo qua e salviamo. Là. Dai, 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 dai. Cosa possiamo fare? Ma chi siamo? Bene, abbiamo sconfitto Bowser per la settima volta. Oddio, quanti Todd. Vabbè, ragazzi, la settima parte è finita. Io vi aspetto alla ottava. L'ultima, quindi votate, commentate e scrivetevi. Ciao!